Presidente, una proposta di riforma della legge elettorale contestata praticamente da tutti, tranne che dalla consigliera Marcozzi. Qual è stato il punto dirimente di questa convocazione? Ma se sarà contestata da tutti lo vedremo, è importante aprire la discussione, sottoporla come ho cercato di fare nella massima libertà e serenità possibile, specificando appunto che non ci sono diktat, non ci sono tavole della legge o accordi di maggioranza che impongano a colpi di forza una modifica. La legge attuale ha funzionato per due volte e può continuare a funzionare anche per la terza. Si può migliorare, io credo che possa essere migliorata con alcune modifiche, a cominciare da quella che io ritengo più importante perché fa fare un salto culturale all'Abruzzo, e cioè quella del collegio unico regionale, che consente di eleggere consiglieri regionali per davvero e non consiglieri comunali sotto mentite spoglie che si occupano magari solo del proprio campanile e lo fanno in atteggiamento conflittuale con il resto del territorio, cosa che ha spesso indebolito la nostra regione. Siamo onesti, quante volte alcune cose importanti non si sono potute fare perché è scattata la guerra di posizionamento, la guerra di campanile, la frammentazione delle risorse, la distribuzione a pioggia per non scontentare nessuno, e magari non si sono fatte le infrastrutture importanti e necessarie. Quante volte ci si è lamentati che magari un assessore, quindi qualcuno dotato di potere di governo e di scelta, privilegia in maniera eccessiva il territorio dove prende i voti e si dimentica degli altri. Ecco, questa scelta di portare all'elezione su un collegio unico regionale io credo che sia un fatto che nobilita l'Abruzzo e che creerebbe una classe dirigente migliore. Capisco che magari non tutti degli attuali consiglieri hanno la forza, il coraggio, la lungimiranza di uscire dal loro confine e misurarsi in un campo più largo, ma io spero che comunque un percorso di riflessione, di approfondimento e di confronto possa portare a maturare scelte, diciamo, di crescita